Ciao a tutti, perché sono qui di nuovo il 27 di dicembre? Perché ho fatto un pasticcio, e me ne prendo tutte le responsabilità. Questo pacciugo io l'ho fatto cancellando dei video che avevo già fatto e ci è voluto veramente un picosecondo. Ho fatto sparire la bellezza di 6-7 video, se non addirittura 12. Per cui le vacanze di Natale mi hanno vista, a parte il pranzo, ripescare e rimettermi in sesto e cercare disperatamente su DVD, CD, anche un hard disk che io uso per scaricare foto che non mi servono sul computer, se no lo impallo di brutto. E niente, un click fatale, un attimo di stanchezza, era fine giornata, io il 23 ho cancellato questi video. Uno di questi, e la cosa proprio non mi andava giù, era quello dei cristalli di ghiaccio. E io praticamente, io non ve lo dico come sono stata male e quanto lavoro mi ha portato via poi cercare di ripescare tutto quello che sono riuscita poi a ritrovare ancora. Quindi, dato che sono una testona, dato che non riesco a darmi pace, non riesco a darmi pace assolutamente, ho deciso di rifarli. Rifarli, sì, sono proprio una masochista. Quindi, venendo a noi, il 27 di dicembre mi accingo a riproporre in maniera un pochettino più succinta, perché mi ero dilungata molto quella volta lì, e mi accingo a riproporre appunto il disegno di questi cristalli di ghiaccio. Dunque, ho con me l'occorrente. Per fortuna non si trattava di dover rifare video dove ho usato materiali che adesso non ho più. Per fortuna ho tutto l'occorrente, ho per incominciare a bomba il mio CD che mi evita di usare il compasso se non sai che storie, e facciamo tre insieme, facciamo tre prove, tre esperimenti, no, vi faccio vedere un pochettino come si fanno. Allora, il CD io lo uso per una questione di, sentite che c'è l'acqua qua, qua. Allora, no, mi faceva veramente star male, mi sentivo incompleta, anche perché mi è rimasto poi il discorso dell'articolo che avevo fatto sul mio sito web. Cavolo, mi è rimasto proprio, come dire, incredibilmente vuoto, nel senso, ho l'articolo senza il video, la cosa non mi piace. Allora, io avevo fatto così e ve lo rifaccio vedere. Allora, molto velocemente io mi vado a creare questo cerchio che poi cancellerò, perché all'interno del quale io farò questo disegno. In buona sostanza, altro non si tratta, se ricordate, di dividerlo come avevamo fatto con i colori primari e secondari all'acquarello in sei parti, intersecando queste linee. Più o meno, poi esistono sistemi per farli in maniera più precisa. Ora io mi limito a farvi vedere semplicemente come si fanno questi cristallini. Allora, in buona sostanza, non si tratta altro che fare una sequenza di triangoli, rombi, frecce, insomma, tutto quello che di appuntito vi viene in mente. Facciamo conto che queste sei linee, queste tre linee, ci facciano da impalcatura del cristallo di ghiaccio, del fiocco di neve, chiamatelo come volete, però se lo vedete da vicino non è una pallina, ma come avevo
messo delle immagini sul, so, ho messo delle immagini sul mio articolo dove si vedono veramente bene, macro, questo spettacolo della natura. Allora, andiamo a iniziare. Andiamo a iniziare facendoci. Voi lo vedete il disegno? Io penso di sì. Allora, io mi vado a fare un ulteriore. Linea 3 per la precisione. Potete anche ruotare il foglio se vi è d'aiuto, perché si lavora un po' sul rotondo. Io vado a spostare ancora. Allora, in questo modo, poi io vado a cancellare tutto quello che non mi serve, eh? Al centro del mio cerchio faccio una, due, tre, mi faccio una stellina praticamente. Mi faccio una stellina che altro non sono che dei rombi, dei triangoli. Ecco qua. Posso allungarli, posso allungare la linea su cui li ho costruiti. Perché sono linee che mi potrebbero venire voglia di usare. Considerate che nessun cristallo di ghiaccio è uguale all'altro. Su queste linee principali che io ho tirato all'inizio, incomincio a farmi diciamo delle frecce, delle freccine, 4. Io avevo fatto nell'altro video anche un time lapse un po' più veloce, però preferisco fare a questo punto una cosa completamente diversa, andare un po' più lentamente, però farvi vedere bene bene come l'avevo fatto poi alla fine, perché avevo fatto poi alla fine un po', insomma, un video che sì, vedevi velocemente come si faceva, però non c'era nessuna spiegazione a voce. Insomma, così mi sembra un pochettino più completo. Ne ho fatte 4 su ogni aiuto, su ogni e lì vedete che si sta già creando. Posso partire dal mio punto più alto del cerchio. Io continuo a verificare se sono inquadrata. Matite ovunque. Posso pensare di fare chiudere questa ultima freccia con una freccia ulteriore, perché vi dico di ruotare il foglio, perché vi consente di farlo più diciamo concentrico, concentrico, più simile, perché avete. Vi rimane nella testa il movimento che avete fatto prima, quindi avete preso le misure più o meno giuste. Dunque, qui abbiamo realizzato questo, ok? Ora, con lo stesso principio, potremmo, con quello che avanza, cioè questa linea qui, per esempio, partire e fare un ulteriore triangolo. Se avessi scelto un foglio magari, diciamo, quadrato, mi sarei facilitata la vita, ma io me la complico sempre, quindi va bene così. Allora, vado a farmi questo triangolo che converge verso l'interno. Vediamo un po', si potrebbe fare, perché poi sta a voi, eh? Allora, qui fare delle palline. Una pallina, mi raccomando, cercate di essere
di fare le nostre linee ci servono per fare dei lavori, ne manca uno, dei lavori i più geometrici possibile, quindi è chiaro che abbiamo bisogno di un po' di precisione e non dimenticarci dei pezzi. Qui posso fare ulteriori freccine che vanno verso il centro. Quindi 4 vanno fatte anche qua. 4. Magari facendoci una ulteriore linea al centro, viene molto prezioso questo cristallo, devo dire. Poi magari ne facciamo uno più semplice ancora, magari un attimo. Qui potremmo fare semplicemente delle punte fatte proprio, avete presente le punte delle aste degli uomini preistorici, delle lance, ecco, quello è. Qui possiamo farne un'altra, qui possiamo farne un'altra, sempre simile a quelle punte di selce che ci vengono dalla preistoria. In questo caso ci servono a realizzare questo è un bel cristallo di ghiaccio. Adesso ne disegniamo un altro, io prendo il mio CD e ne facciamo uno un pochettino più. Li avete visti quelli un pochettino più, come si dice, più cicciottelli, fatti più di palline che altro? Ecco, facciamo una cosa così. Quindi un po' più tondeggiante, io mi vado a tirare giù di nuovo le mie sei, tre righe per crearmi sei spazi. Non sarò precisissima perché devo rifare anche il video del paesaggio notturno. Pensate che ridere. Mi vado anche qui a fare di nuovo. Mi piace l'idea che ci sia un ideale centro ancora con altre sei sezioni all'interno della prima creata con le prime tre linee. E qui invece lavoriamo un pochettino più sul morbido. Lo possiamo fare, spero di essere inquadrata, ecco, facendo magari un lavoro di questo genere. Cioè un po' all'Alibaba, un pochettino zentango per capirci, che sembra quasi un fiore in realtà, sappiamo non esserlo, ma è un cristallo fatto un po' così, un po' morbido, diciamo, e aggraziato. Ok? Adesso sta a noi i nostri pallini. Io immagino che qui ci sia una linea, sempre sul geometrico, ovviamente dobbiamo muoverci. Se mi sentite dire qualche scemata, perdonatemi, sono le 8:30 del mattino, sono andata a dormire con quest'idea e niente, non c'è stato verso da fare, ho dovuto fare il video, se no non quetavo. Mi vado a riprendere i miei disegni interni. E al centro mi tengo un. Ecco qua.
io mi faccio il mio cristallone, lo faccio a mano libera, voi potete aiutare se volete con delle righette, una righetta, vabbè. Poi anche qua, se voglio, posso ammorbidire le linee, ma direi che va già bene così. Facciamo anche qui delle punte, sempre sul triangolare, però con delle linee un pochettino più smussate. Volendo, sì, si può uscire dal cerchio. Il cerchio è soltanto una linea guida, non ci deve vincolare, deve soltanto servirci come punto di riferimento. E andiamo a fare un po' di palline anche qui sulla loro cima. Qui ne ho fatte tre qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E direi che dovremmo esserci. Se vogliamo renderlo più cristalloso, possiamo fare anche qui delle dei triangoli. Intanto devo controllare di non perdermi, dovete controllare il disegno, la sua simmetria, così non vi perdete. E anche qua possiamo fare, ecco, per riprendere un po' il disegno originale, non dico una forma a foglia, ma tipo una fiamma di candela, un pochettino più tonda alla base e un pochettino più appuntita. Tutto l'eccesso di grafite, di matita, io adesso ho dovuto calcare parecchio per, come dire, impressionare la macchina da presa. E voi tenetevi un pochettino più leggeri, non calcate troppo la mano. Comunque ricordatevi che quando fate questo disegno vi serviranno poi questi punti, queste tracce cancellate, perché adesso noi cancelliamo tutto come se lo distruggessimo. In realtà noi adesso andiamo a cancellare per acquarellare. Allora, dunque, sarò, come vi ho detto, veloce. Perché io sono quella a cui la macchina da presa lascia sempre a piedi e questa è una cosa poco carina, quindi sarò veloce. Adesso togliamo un pochettino. Scusate. Allora, facciamo conto che le mie linee siano sparite, mi vado a prendere la mia acqua, facciamo questi cristalli sul sull'azzurro, sul viola, come meglio credete. Ci scegliamo un pennello che possa funzionare per il nostro caso e incominciamo a lavorare il primo con, io sarò più veloce che posso. Un po'. Mi vado a prendere un azzurro, un blu di Prussia e inizio ad acquarellarlo. Siete? Ok. Mi sento molto sola in questo momento. Rispettate qualche spazio bianco in maniera tale da dare proprio anche una parvenza di
come dire, per renderlo più leggero il disegno. E poi il cristallo è fatto di acqua, quindi dovrebbe essere trasparente, dovrebbe essere abbastanza chiaro. Se ne possono fare di tutti i tipi, ma in questo caso io direi sarebbe opportuno, sarebbe consigliabile. Poi voi, a seconda dei vostri gusti, vedrete come farli, come colorarli. Se volete potete anche riempirli tutti, io li lascio momentaneamente così. Le mie palline le lascio bianche, faccio solo il contorno e vado a riprendermi le mie frecce. Ora io magari non lo completo tutto perché poi voglio farvi vedere un sistema per... Adesso metto un po' di viola perché sì, perché mi va. Perché lavoriamo di fantasia, nessuno ce lo vieta. E riprendendomi ancora un pochettino di colore, vado a riprendermi le mie freccette, magari faccio la loro asticella al centro e questo particolare. Questo è il risultato che io sto ottenendo. Stessa cosa si può fare con questo. Questo però lo voglio fare un po' più grassoccio, nel senso che pesiamo il pennello, per dargli un senso di continuità senza essere spezzato, se ne vedono molti cristalli fatti in questo modo, noi potremmo, a parte che è un po' caleidoscopico, ma a noi questo non deve interessare, magari lo andiamo giusto ad arricchire qualche forma appuntita, eh? Dunque, in questo caso noi andiamo a lavorare passando intorno alla traccia che è rimasta della matita e la inglobiamo con una sola linea dentro a un unico disegno, con una sola linea. Quindi vado intorno al pallino, scendo intorno al cristallo, risalgo e incomincio a dare al mio cristallo di ghiaccio uno spessore che riprende la traccia lasciata dalla matita sotto. Nel mio caso è ancora molto visibile perché avendo calcato non sono riuscita a cancellarla bene bene. Voi tenetevi più leggeri perché il disegno base è solo la vostra guida, il lavoro vero è questo che sto facendo. Non lo faccio tutto per questioni di tempo e per non annoiarvi, comunque il discorso praticamente è questo. Ne faccio solo una parte. Il resto ve lo svilupperete voi perché io l'indicazione ve l'ho data e non è necessario vediate il lavoro finito.
basta darvi l'infarinatura, poi il resto lo farete voi. Questo ovviamente non è il classico cristallo di ghiaccio, però lo trovo molto carino. Si vede? Ok, anche questo, come abbiamo fatto in precedenza, possiamo colorarlo. Io adesso ho molto violetto sul pennello, voi fatelo del colore che volete, potete farli anche arancioni, blu, verdi, come volete, come vi gira. Se ricordatevi, lasciate il segno della matita sotto l'acquarello, non la cancellate più. Se la cancellate, nel limite del possibile, avrete un disegno che sembra decisamente più spontaneo, meno studiato, però anche qua questo è il risultato che si può ottenere, ok? Andiamo avanti ancora per un pezzettino. E con calma